Ciao, oggi ti presento un artista simpaticissimo e molto molto famoso. Lui è Andy Warhol ed io sono Arte Conca e ti racconto i segreti dell'arte. Allora, sei pronto per scoprire tutti i segreti di questo grande artista? Dai, voglio proprio raccontarti del suo meraviglioso studio, la Factory. Andy Warhol ha creato delle opere incredibili, dipingeva, scolpiva, scattava fotografie, voleva diventare l'artista più famoso in tutto il mondo, l'artista degli artisti. E sai una cosa? Beh, c'è proprio riuscito! Eh sì! Warhol ha realizzato dei veri capolavori e proprio nella città di New York, pensa, negli Stati Uniti, lì aveva uno studio tutto suo, si chiamava Factory, dove tutti, ma proprio tutti, cantanti, attori, modelli e modelle super famosi, volevano stare. Ma sai perché? Perché potevano vedere non solo Andy Warhol mentre creava le sue opere, ma potevano partecipare a feste incredibili e divertenti e diventare anche i protagonisti delle sue opere. Ma tu lo sai che New York viene chiamata da tutti, ma proprio tutti, la grande mela? Ma no, non è per davvero una città a forma di mela. Dai, vieni con me in questa incredibile città, cosa aspetti? Andiamo! Oh, che viaggio lungo, anzi lunghissimo! Ma eccomi qui, tra le strade di New York. Le persone in questa grande città corrono di qua e di là, su e giù. Mamma mia, mi gira tutta la testa! Oh! Che città frenetica! Che bella città però, eh? Andy era proprio contento di vivere a New York, e sì, perché qua si divertiva a passeggiare tra altissimi grattacieli e luci coloratissime. Ma tu lo sai che Andy Warhol non era solo un grande artista, ma anche un bravissimo pubblicitario? Oh, e che pubblicitario! Beh, un pubblicitario è una persona che ha tantissime idee per raccontare gli oggetti e venderli così nelle pubblicità alle persone. Sì, sì, in televisione, al computer, alla radio, ma anche sui cartelloni in giro per la città. Nelle pubblicità si vedono le nuove macchine oppure le nuove scarpe, ma anche giocattoli e zuppe. Le zuppe? Eh sì, proprio come questa! La zuppa preferita di Andy Warhol. Che buona! Gli piaceva così tanto che ha creato tante, tantissime opere che la ritraggono. Wow! Andy si divertiva proprio tanto a realizzare le sue opere, passava tutto il giorno nel suo studio e la sera organizzava tante, tantissime feste, tutte bellissime e divertentissime. A queste feste partecipavano artisti, fotografi, scrittori e anche tanti attori. Tra questi c'era una bellissima ragazza dai capelli corti e biondi. Lei si chiamava Marilyn Monroe, una delle donne più belle del mondo. Wow! Non è bellissima? Eh sì, era così bella che Andy vuole farle dei ritratti, proprio come questo. E proprio lei diventerà una delle muse più famose di Andy Warhol. Ah, ma quante cose ci sono ancora da scoprire su questo grande artista. Se ti è piaciuto questo video, cosa aspetti? Vieni a scoprire con me i segreti dell'arte. Ti racconterò dei grandi artisti, dei loro capolavori, dei musei e delle bellezze in giro per il mondo. Iscriviti al mio canale e diventa anche tu un Arte Conca Kids.